Care amiche e cari amici di Volersi Bene, ben ritrovati in questo nostro consueto appuntamento della domenica sera. Anche in questa puntata vogliamo fare un viaggio. Un viaggio per scoprire qual è il cammino verso la maturità. Un argomento davvero importante. In questa spiaggia cercheremo di riflettere sul fatto che è la nostra maturità che determina l'armonia e l'equilibrio della nostra vita. D'altronde la maturità è il segno di una vita feconda, una vita che sa illuminarsi di frutti maturi e che sa soprattutto donare alle persone che vivono insieme a noi questo viaggio della vita la parte migliore di noi, quella parte migliore che spesso e volentieri si realizza perché viene spremuta nei tralci del dolore, perché spesso e volentieri la nostra vita è fatica, perché dobbiamo riconoscere che non sempre questo viaggio è un viaggio illuminato dal sole. A volte cadiamo nella nebbia, a volte cadiamo nel buio, altre volte nelle piogge torrenziali o in quegli uragani interiori in cui sembra che veniamo inghiottiti, smarriti. Eppure siamo qui, in questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi e dove ancora una volta Volersi Bene riprende il suo viaggio. Sapete benissimo che ogni domenica alle ore 21, ogni lunedì alle ore 22, e poi abbiamo anche provato, stiamo sperimentando, la possibilità di mandare questa nostra trasmissione nell'archivio della homepage di Radio Evolution, in modo tale che potete anche, volendo, scaricare questa trasmissione, farla vostra, meditarla più profondamente, insomma, in qualche modo partecipare ancora di più a questo viaggio. Parliamo allora dell'argomento di questa puntata. Parliamo di maturità, e quando parliamo di maturità dovremo sempre pensare a un processo, a un percorso, a una meta, che non è mai, grazie a Dio, perfettamente raggiunta. E sapete perché? E questo è un concetto bellissimo. Perché la maturità in realtà è uno stato del divenire, ovvero sia è quella linea che parte dall'infanzia e che arriva sino a quando prenderemo le nostre ali per spiccare il volo in quel cielo infinito, e lì, in questo divenire, noi possiamo determinare in qualche modo l'orizzonte stesso della nostra vita, cioè il nostro divenire fondamentalmente è ciò che poi determina, se ci pensate bene, tutto quello che ci capita all'interno della nostra esistenza. E dunque l'ambiente in cui noi cresciamo dovrebbe permettere lo sviluppo di tutte le nostre potenzialità, che bello, tutte le nostre capacità, quelle legate al corpo, alla vita emozionale, la dimensione affettiva, la sfera intellettiva, ma non possiamo mai dimenticare quanto poi è importante la morale e ancor di più la nostra vita spirituale. E allora da questo punto di vista noi possiamo dire, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, che questo percorso, questa linea che noi dovremmo percorrere è ciò che l'ambiente socioculturale dovrebbe in qualche modo favorire. Questa linea, che è una linea teorica, dovrebbe teoricamente accompagnare le nostre età, cioè dovrebbe, teoricamente parlando, essere parte integrante di quelli che sono i nostri 18, 20 anni, 25, 30, 35, 40 anni.
Noi sappiamo che ad esempio verso i 18-20 anni si realizza la piena maturità biologica dell'organismo umano. Però è altrettanto vero che per motivazioni tutte diverse e tutte soggettive, difficilmente noi potremmo dire che questa maturità avviene per le altre aree di sviluppo. Anzi, potremmo dire che il più delle volte questo non avviene. E questo è un dato davvero molto importante da dire, perché se un uomo e una donna biologicamente sono pronti per generare una nuova vita, non è detto che lo siano anche da un punto di vista psicologico. Non è detto che siano capaci, dal punto di vista umano, di prendersi cura di una nuova vita. Ecco perché poi diventare genitori è per davvero il compito più impegnativo che c'è. Perché pensate che per prendersi cura di un'altra vita noi stessi dovremmo aver aggiunto un minimo, dico un minimo, non voglio esagerare, un minimo di maturità psicologica. Dunque, l'età anagrafica ci dice che la maturità dell'essere umano non corrisponde all'età, ma che corrisponde a un processo. Questo processo, dicevamo all'inizio proprio della nostra trasmissione, del divenire degli alberi pieni di frutti. Dunque, ci sono delle situazioni che possono incidere sulla nostra capacità di diventare persone mature, sia dal punto di vista fisico, una malattia, una disfunzione, ma soprattutto degli incidenti di percorso. Incidenti di percorso che in qualche modo sono legati alla relazione educativa, alla relazione con un padre, con una madre, con una nonna, un nonno, una maestra, eccetera, eccetera. La maturità psicologica noi la potremmo dividere in strati, ovvero sia c'è lo strato della maturità affettiva, della maturità emotiva, della maturità cognitiva, morale, spirituale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è un momento in cui avviene un grande processo di trasformazione. E lo sapete benissimo perché io immagino che molti di voi poi si dedicano anche ad ascoltare un'altra trasmissione, Crescere per Educare, che va in onda. Lo ricordo per chi non lo sapesse, ogni mercoledì alle ore 21 si parla dell'adolescenza. Infatti l'adolescenza dovrebbe essere quel periodo della vita in cui il progetto maturità diventa realtà, in cui si abbandona questa meravigliosa infanzia, l'età dell'innocenza, della spensieratezza, della latenza. L'età in cui lo stupore, la conoscenza, la curiosità, in cui la gioia di esprimere se stessi, di svelare se stessi nelle varie dimensioni, dovrebbe ricevere un semaforo verde. Eppure, esattamente verso i 12-13 anni, pensate che età delicata quella della preadolescenza, che all'essere umano viene data la possibilità di avviare il processo astrattivo. Che cos'è il processo astrattivo? Un processo importantissimo, perché sapete, ci sono persone che anche in età adulta non sono mai arrivate a raggiungere questo obiettivo. Il processo astrattivo è quando noi riusciamo a fare sintesi. Quando noi riusciamo di passare dal particolare e arrivare al generale, quindi di lavorare attraverso il pensiero, per dei processi che ci permettono di dedurre delle cose. E questo è un momento molto particolare, avviene esattamente verso i 12-13 anni. I ragazzi si distaccano profondamente dal processo materiale del toccare, del sentire, del vedere, del percepire, e iniziano a lavorare in modo astrattivo. Incomincia quella famosa riflessione, incomincia quella famosa attività interna che
che mette queste persone nelle condizioni di essere delle persone nuove, delle persone che hanno dentro di sé la capacità di prendere coscienza di sé. Che non è, sapete, una cosa così facile prendere coscienza di sé, tenendo conto che spesso e volentieri noi non siamo, anche in età adulta, coscienti di chi siamo veramente. E questo ci fa pensare quanto sia importante lavorare con gli adolescenti e dare loro la possibilità di acquisire quegli strumenti che permetteranno poi loro di essere delle persone veramente in crescita, cioè delle persone che avranno veramente la possibilità di diventare delle persone adulte. Io credo che questo discorso, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, non dovremmo mai dimenticarlo, cioè non dovremmo mai, come dire, ignorare che se a questi adolescenti noi non diamo la possibilità di crescere, beh, difficilmente questi adolescenti potranno dare poi nella vita del loro meglio. E questa cosa è talmente importante, e tra virgolette talmente anche trascurata, perché noi purtroppo non abbiamo per certi versi una cosiddetta cultura, cioè la cultura della crescita cognitiva. Cioè siamo delle persone che spesso e volentieri dimenticano quanto è importante dare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze la possibilità di entrare in contatto con il mondo dell'astrazione. E chi può permettere che questo si realizzi? Siamo proprio noi, siamo proprio noi adulti che dovremmo metterci al loro fianco e incominciare a porre loro quelle domande, dare loro quegli stimoli, permettere loro quegli ascolti profondi, quelle illuminazioni che vengono dall'alto. Ecco, tutto questo significa far crescere la consapevolezza di sé, vuol dire far crescere la consapevolezza del senso della vita, del significato della vita. Che bello quando questo avviene, che bello quando noi riusciamo a educare i nostri ragazzi, le nostre ragazze, alla nascita del pensiero astratto. Senza questo difficilmente poi noi in realtà avremo delle persone che saranno in grado di orientarsi, cioè che saranno in grado di decidere che cosa fare della loro vita, dove andare, in che modo investire le loro energie. E quando noi parliamo di maturazione, dovremo sempre ricordarci che a un certo punto ci troviamo di fronte a una problematica, che è la problematica affettiva. Che cos'è la problematica affettiva? La problematica affettiva, in sintesi, la potremmo codificare in questo modo. È quel processo, ripeto la parola processo, che permette di introiettare il mondo, di percepirlo, di viverlo, e di viverlo dunque secondo il proprio vissuto interno. Infatti, quando noi siamo all'interno di una relazione, noi stiamo introiettando quella determinata relazione secondo il nostro modo di percepire la relazione stessa. Cosa vuol dire allora? Che il rapporto con una madre, con un padre, con un fratello, con un insegnante, con una nonna, con un cugino, con un compagno di classe, vuol dire che tutto questo viene in realtà introiettato attraverso una percezione molto soggettiva. E dunque che cosa significa questo? Che ogni volta che noi reagiamo di fronte a dei fatti, a degli avvenimenti, delle situazioni, reagiamo attraverso questo vissuto interno. Per cui che cos'è la problematica affettiva? È come noi in qualche modo siamo sintonizzati o meno con la realtà del tu, come noi
ci sentiamo rispetto a quel tu, rifiutati, accettati, amati, desiderati, perseguitati, incompresi, accolti. E dunque tutto questo perché è importante? Ma perché voi provate a immaginare quanto la maturità affettiva incide per una vita sana. Provate a chiedervi quanto l'affettività è di fatto quella parte di noi che più di ogni altra potrebbe mandarci in crisi e potrebbe soprattutto causare nella nostra vita dei danni a volte irreparabili. Ora, che cosa sappiamo noi? Noi sappiamo che l'affettività è profondamente legata alla fisicità, cioè è profondamente legata all'aspetto cosiddetto neurofisiologico, per cui vuol dire che noi in realtà siamo un tutt'uno con il nostro corpo. Siamo un tutt'uno con il nostro cervello. Siamo un tutt'uno con il nostro sistema limbico. Ora, le ricerche ci dicono che c'è un'intrinseca connessione e interdipendenza tra ciò che io vivo e ciò che io provo, cioè tra ciò che viene all'interno del sistema nervoso ed endocrino e ciò che invece sto vivendo da un punto di vista emozionale. Per cui oggi noi sappiamo che il nostro cervello, che produce delle sostanze biochimiche, è in qualche modo in stretto collegamento e o può influenzare il nostro stato d'animo, o siamo noi che possiamo, con il nostro stato d'animo, influenzare il nostro cervello, la produzione di determinate sostanze. Perché questo è importante? Beh, è importante perché questo ci ha permesso di comprendere che l'essere umano non è in realtà soltanto una macchina, ma che l'essere umano possiede uno strumento meraviglioso che è il proprio cervello e che possiede, se cosciente, se arriva a maturazione, di poter addirittura influenzare positivamente il funzionamento biochimico del cervello. Vi cito allora uno degli esperimenti più famosi del dottor Leroy, che ha usato una nuova scienza che si chiama la neurometrica per poter valutare che cosa accadeva all'interno del cervello attraverso la rilevazione dell'attività elettrica del cervello. Lui praticamente, registrando l'attività elettrica, poi dava un colore alle varie parti del cervello e in base al tipo di colore si poteva capire se questo cervello aveva o non aveva determinate funzioni patologiche, tipo la depressione, tipo la schizofrenia, eccetera, eccetera, l'alcolismo, la depressione. E cosa aveva scoperto? Aveva scoperto che effettivamente il cervello potrebbe avere delle anomalie perché ad esempio è in una situazione di difficoltà biochimica, cioè che ci sono dei processi biochimici che non funzionano. C'era un'altra causa di queste disfunzioni che era legata al problema dell'anatomia del cervello, ovvero sia che c'erano dei cervelli che avevano in qualche modo una anatomia, diciamola così, non funzionale, insomma, con dei problemi legati proprio sostanzialmente all'anatomia stessa. Ma la cosa interessantissima che poi lui aveva casualmente, tra le altre cose, scoperto, è che c'erano delle situazioni dove non c'era da parte del cervello una, tra virgolette, disfunzione né di tipo anatomico né di tipo biochimico, ma legate proprio, pensate, alla produzione dei nostri pensieri. Questo l'aveva scoperto in modo del tutto casuale, perché c'era una persona che era venuta a fare una ricerca, che aveva un cervello perfettamente sano, per cui non c'era, voglio dire, nessuna disfunzione, nessun problema particolare. Ma aveva questa ricerca, a un certo punto era finito tutto quanto
E lei aveva iniziato a parlare con quello che gli stava facendo l'esperimento, che era un suo amico, e aveva incominciato a parlare della rottura penosa della relazione con il proprio fidanzato. E dunque aveva l'elettroencefalogramma, continuava a registrare tutto quanto. E che cosa era venuto fuori? Beh, era venuto fuori che mentre stava parlando della rottura di questa relazione, l'elettroencefalogramma aveva incominciato a segnare una cosiddetta grave forma di depressione. E questo allora che cosa ha fatto capire? Questo ha fatto capire che il tipo di sensazioni interne e il tipo di pensieri che questa ragazza stava praticamente producendo stava influenzando, pensate un po', in modo patologico il cervello di questa persona qui. Ora, questo ci fa capire, secondo me, in maniera chiara, ma più chiara di così non si potrebbe, come in realtà noi siamo in qualche modo responsabili di quello che ci capita a livello proprio, sto dicendo, biochimico, e dunque di come noi possiamo, senza che neanche ce ne rendiamo conto, influenzare positivamente o negativamente il nostro cervello. Ora, se noi incominciamo a pensare questo, provate a chiedervi quanto noi potremmo nella nostra vita rimanere condizionati, da tutto quello che riceviamo e che poi diventa pensiero e diventa sensazione. Cioè, provate un attimino a chiedervi come noi potremmo, senza che neanche ce ne rendiamo conto, essere sotto un giogo, sotto un passato negativo che ci fa permanere in un continuo stato di immaturità. E dunque, da questo punto di vista, possiamo dire che queste ricerche in qualche modo ci fanno comprendere che il raggiungimento della maturità, pensate un po', ha a che fare addirittura con la nostra struttura biochimica. Per cui provate ad immaginare che noi, in qualche modo, siamo responsabili di quello che ci accade e siamo in qualche modo noi gli artefici della nostra stessa salute. Pensate un po' che cosa stiamo dicendo. E dunque è chiaro che la maturità è qualcosa che avviene soltanto nel momento in cui noi stessi decidiamo a un certo punto di lavorare per la maturità. Per restare allora sempre all'interno del discorso della nostra maturazione affettiva,
dovremmo renderci conto che il modo in cui un bambino si sente accettato, si sente trattato e viene valorizzato determina in qualche modo lo sviluppo della maturità affettiva ed emozionale. Perché l'affettività permette di immagazzinare, introiettare il mondo, le realtà, le circostanze, quello cioè che noi chiamiamo in psicoanalisi oggetto, cioè la realtà esterna che poi diventa un oggetto sé, cioè una parte di noi. Questo elemento, ovviamente, può essere frastagliato, può essere mistificato, può essere manipolato, specialmente nei primi 5-6 anni di vita, perché sono esattamente questi gli anni che dovrebbero segnare il passaggio dalla dipendenza all'autonomia e che dovrebbero dunque segnare teoricamente questa capacità, una volta raggiunta la propria autonomia, di stabilire dei rapporti di interdipendenza, ovvero sia dei rapporti basati sulla reciprocità. See the storm set in your eyes. See the thorn twist in your side. I wait for you. Slate of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. Ma un dato interessante che ci potrebbe aiutare a continuare questo nostro cammino verso la maturità è che poi la maturità richiede anche la capacità di riconoscere i propri limiti. Una volta in filosofia si chiamava contingenza, oggi si parla di confini, di limiti. Perché un indice di maturità psicoaffettiva è la presa di coscienza dei propri limiti, è l'accettazione concreta e reale nelle situazioni dei propri limiti. Questo dunque indice di maturazione è la presa di coscienza, perché la presa di coscienza è il primo gradino del processo della maturità stessa. Naturalmente, la presa di coscienza dei propri limiti implica che si vada ad analizzare le potenzialità, le possibilità, cioè tutti quegli aspetti positivi che sono dentro di noi. Perché se una persona si fermasse soltanto a riconoscere la presenza dei propri limiti, diventerebbe una persona che smette di progettare, che smette di crescere, che smette, detto in altri termini, di andare verso il futuro, proprio perché ha la percezione di se stessa solo in termini limitata.
quando allora noi in realtà siamo delle persone che portano se stesse nella dinamica dell'autoriflessione, allora ecco che incominciamo da quel momento a crescere veramente. Per cui è proprio questo che fa un po' la differenza, la presa di coscienza. Noi dovremo sempre prendere coscienza delle nostre ferite, dovremo prendere coscienza della nostra zona d'ombra, direbbe Carl Gustav Jung. Dovremmo prendere coscienza del fatto che non possiamo pensare di passare tutta la vita felici e contenti, e che non possiamo pensare di essere delle persone che riescono sempre in tutto quello che desiderano, o che vengono sempre comprese, o che si sentono sempre perfettamente amate dall'altro. D'altronde, se noi rimanessimo fermi soltanto ed esclusivamente alla percezione dei nostri limiti, non potremmo mai darci da fare per diventare una persona migliore, e non potremmo mai in qualche modo guardare al futuro con gli occhi della speranza, perché è chiaro che questo non potrebbe mai, ma mai, infuturarci. Ma d'altronde, se noi non prendiamo coscienza dei nostri limiti, corriamo il rischio di intraprendere delle scelte che poi pagheremo a duro prezzo. Mi viene un po' in mente tutte quelle persone che si fanno prendere da uno stato di euforia, tipo quelli che camminano sui carboni ardenti e che poi perdono tutti i denti quando si scontrano con la realtà. La coscienza dei limiti dunque non è rimanere limitati, ma è proprio prendere la piena misura e allora incominciare a riconoscere che magari come genitore dovrei fare un percorso di crescita, che come insegnante dovrei cercare di formarmi con una valigetta delle sorprese, che magari come prete o come suora dovrei cercare di andare a guarire una mia particolare forma di vuoto affettivo o di nevrosi o di paura. Contemporaneamente, l'ignorare questi limiti vuol dire mettere a rischio se stessi e anche la vita degli altri, cioè vuol dire creare una condizione in cui noi, non conoscendo chi siamo, che cosa veramente proviamo, corriamo davvero il rischio. Io questo lo vedo molto spesso anche nei miei cari adorati giovani, di sopravvalutare ciò che si sta affrontando, di sopravvalutare le proprie forze e dunque di cadere in questo stato di non coscienza di quello che c'è da fare, ad esempio dello studio che c'è da mettere o dell'impegno che c'è da mettere in una determinata parte della nostra vita. Ecco, io credo che tutte queste cose in qualche modo, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ci danno la possibilità di essere delle persone più consapevoli e ci danno la possibilità di essere delle persone che fanno davvero un passo in avanti, perché il cammino verso la maturità, credetemi, è un cammino che poi in realtà dura tutta la vita, è un cammino che non ha mai una fine, sapete, possiamo veramente dire che non c'è mai fine a questo viaggio della maturità. Perché, come dicevamo proprio all'inizio della trasmissione, è legato più al concetto del divenire che non del raggiungere un determinato stato o un determinato obiettivo. Beh, io direi che in questa puntata abbiamo davvero scoperto qualcosa di molto interessante. E mi piacerebbe continuare questo viaggio nella prossima puntata,
di Volersi Bene, che andrà in onda sempre domenica sera, sempre alle ore 21. Io vorrei ringraziare Stefania che mi ha mandato un bellissimo messaggio della puntata precedente e naturalmente ricordarvi che potete scrivere a diretta chiocciola radioevolution-online.com sia per mandare le vostre riflessioni, che per me sono sempre grande spunto di crescita e di orientamento, ma anche per porre un quesito o per dare una vostra testimonianza o magari anche per proporre un argomento che, se sarò in grado, e solo se sarò in grado, potrei cercare di mettere, come dire, in programmazione in questa stagione di Volersi Bene. Io vorrei ringraziare anche Sara per la sua preziosa collaborazione e regia. Vorrei ringraziare tutti quanti voi che siete stati all'ascolto di questa trasmissione e ricordarvi che questa piccola radio ha bisogno di voi, ha bisogno del vostro sostegno, ha bisogno del fatto che voi possiate in qualche modo condividere questo viaggio con altre persone, perché il raggiungimento di un equilibrio, di un'armonia, di una maturità psicologica è in realtà non solo un bene individuale, ma ancor di più è un bene comune. E dunque io vi saluto, vi ringrazio e a Dio piacendo ci risentiremo la settimana prossima. Grazie di cuore e buon ascolto con i programmi semplici ma ricchi di contenuti e di passione di Radio Evolution. Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online.